Maestro Philibus Terre, quando la magia del cinema si fa corto. C'era l'inizio di questo tour, c'è alla fine del Salento Philibus Terre, Beppe Brosina, del suo Bon Mercier, che ha legato quest'anno il suo marchio a questa iniziativa. Beh, allora, aprire e chiudere, tutto sommato è anche un privilegio, mi sembra. Sì, certamente. Beh, siamo stati molto contenti di fare questo festival e penso proprio che seguiremo anche le prossime edizioni, perché ci è piaciuto molto. Veramente. Dalle tappe di Fasano a quelle conclusive di San Vito Normanni, che abbiamo detto è un po' la culla di questo festival, anche la risposta del pubblico credo sia stata, come dire, insomma, significativa in questo senso. Sì, beh, ho visto un pienone, quindi sicuramente la gente ha apprezzato molto e questo è importante soprattutto in un momento dove non c'è tanta fantasia, ecco, c'è... Non voglio dire tristezza, che è una brutta parola, però la gente ha voglia di divertirsi e la gente ha voglia di pensare anche ad altro. E vedere il pienone qui stasera ha significato molto, penso. Un giudizio sui cortometraggi visti anche questa sera? Io non conoscevo i cortometraggi, devo essere sincero, è stato un mondo nuovo per me. Ma molto importante, perché ho visto qualcosa di diverso e è molto bello, perché realizzare appunto un cortometraggio, 10-15 minuti e raccontare una storia, non penso sia una cosa molto facile. Da pugliese quale tu sei, direttore generale di una grandissima azienda internazionale, un messaggio ai tuoi conterranei, ai tuoi pugliesi? Beh, se potete restate in Puglia, perché la Puglia è stupenda. Io sono andato via 37 anni fa, non avrei potuto avere quello che ho avuto, onestamente, lavorativamente parlando, quello che ho avuto a Milano. La Puglia purtroppo non avrebbe potuto offrire, però stare qui mi fa stare molto bene, e quindi se possibile restate qui. Grazie Beppe, al prossimo anno. Al prossimo anno.